Ciao a tutti e ben ritrovati. In questo video lavoreremo insieme a un cappello per un ragazzo di 15 anni. Vi ricordo che, come sempre, tutto l'occorrente lo trovate nel box informazioni. A questo punto siamo pronti per partire. Partiamo nel realizzare un cerchio magico. Posizioniamo il filo in questo modo, inseriamo l'uncinetto e facciamo passare il filo nel cerchio. Chiudiamo. Fermiamo il filo con una catenella. A questo punto lavoriamo una maglia bassa. Qui vi consiglio di mettere il marcatore in modo tale che non ci confondiamo. Ecco se ci riusciamo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Da qui facciamo, lavoriamo mezze maglie alte, quindi lavoreremo 10 mezze maglie alte. Questa è la prima nel cerchio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una volta fatte le nostre 10, chiudiamo il cerchio, tiriamo il filo per chiudere il cerchio, fate attenzione in modo che si chiuda per bene, tiriamo per benino, inseriamo nuovamente l'uncinetto e chiudiamo dove abbiamo inserito il marcatore con una maglia bassissima. Se vi dà fastidio il marcatore lo potete anche togliere, io l'ho rimasto proprio per farvi vedere che vado lì ad agganciare. Quindi tolgo via, faccio una catenella nello stesso punto di chiusura, vado a fare una maglia bassa e da qui inserisco nuovamente il marcatore. Nello stesso punto di chiusura andrò a fare una mezza maglia alta. Adesso dobbiamo fare questo giro tutto a mezza maglia alta, però con due mezze maglie alte nello stesso punto. Quindi faremo per ogni punto sottostante due mezze maglie alte. Possiamo fare tranquillamente questo giro e poi ci ritroviamo nuovamente alla fine. Arrivati alla fine del giro ci ritroviamo con 21 mezze maglie alte più la maglia bassa 22. Entriamo in questo punto e chiudiamo con una maglia bassissima. Da qui togliamo il nostro marcatore, facciamo una catenella, nello stesso punto di chiusura inseriamo una maglia bassa. Inseriamo nuovamente il marcatore nello stesso punto, inseriamo una mezza maglia alta. Da qui faremo una mezza maglia alta nel prossimo punto, due mezze maglie alte nel prossimo, quindi una e due. La sequenza sarà questa, quindi una mezza maglia alta, due mezze maglie alte. Facciamo tutto questo giro in questo modo e ci ritroviamo nuovamente alla fine. Arrivati alla fine del giro, ci ritroviamo con 32 mezze maglie alte più la maglia bassissima 33. Chiudiamo con una maglia, scusate, la maglia bassa 33. Chiudiamo con una maglia bassissima, togliamo il nostro marcatore e facciamo la stessa cosa, quindi una catenella nello stesso punto. Una maglia bassa, inseriamo il nostro marcatore, nello stesso punto una mezza maglia alta e da qui continuiamo in questo modo. Lavoriamo una mezza maglia alta, una mezza maglia alta, due mezze maglie alte, quindi una e due. Dobbiamo fare questo giro
tutto in questo modo, quindi una mezza maglia alta, una mezza maglia alta, due mezze maglie alte. Completiamo anche questo giro e poi ci ritroviamo nuovamente. Arrivati alla fine del giro, chiudiamo il giro sempre a maglia bassissima, poi facciamo la catenella, una maglia bassa e inseriamo il marcatore. Qui facciamo nuovamente nello stesso punto una mezza maglia alta, da qui procediamo in questo modo, una mezza maglia alta, una mezza maglia alta, una mezza maglia alta, una mezza maglia alta per ogni punto. Quindi una, due e tre. Nel quarto punto facciamo due mezze maglie alte. Li facciamo nuovamente, quindi una mezza maglia alta nel prossimo punto, una mezza maglia alta nel prossimo punto, una mezza maglia alta nel prossimo punto, due mezze maglie alte. Facciamo questo per tutto il giro e poi ci ritroviamo. Chiudiamo sempre a maglia bassissima, facciamo la nostra maglia bassa, inseriamo il marcatore e nello stesso punto inseriamo una mezza maglia alta. Da qui facciamo una mezza maglia alta nel prossimo punto, una mezza maglia alta nel prossimo punto, una mezza maglia alta nel prossimo punto, una mezza maglia alta nel prossimo punto. Nel prossimo punto facciamo due mezze maglie alte. Quindi ricapitoliamo. Una mezza maglia alta, una mezza maglia alta, una mezza maglia alta, una mezza maglia alta, due mezze maglie alte. Ogni quattro faremo due mezze maglie alte. Facciamo anche tutto questo giro e poi ci ritroviamo. Arrivati alla fine del giro, chiudiamo il nostro giro. Io mi sono fatta già la prima maglia bassa, sempre come abbiamo sempre fatto. Dobbiamo arrivare a 17. Se in caso non siete arrivati a 17, continuate facendo 5 maglie 5 mezze maglie alte, mezze maglie alte, esatto, scusatemi, 5 mezze maglie alte, una per ogni punto e alla sesta aggiungete l'aumento, quindi 2 mezze maglie alte. Comunque considerate che dovete arrivare a 17 centimetri. Una volta fatto questo, da qui in avanti considerate che i giri che faremo adesso sono quelli lì ripetitivi per portare su il lavoro. Quindi considerate che questo più gli altri due che faremo differentemente bisogna farli costantemente fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Io mi sono fatta già la prima maglia bassa. Da qui lavoriamo una maglia bassa per ogni punto che ci ritroviamo, quindi facciamo tutto questo giro a maglia bassa. Lavoriamolo e poi ci ritroviamo. Ho completato il mio giro a maglia bassa. Adesso ho chiuso con una maglia bassissima nella prima maglia bassa. Adesso facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto. Andiamo a lavorare in questo modo. Prendiamo la prima maglia davanti e realizziamo una mezza maglia alta. Da qui dobbiamo fare questo giro tutto in questo modo. Considerate che è molto semplice, quindi dobbiamo soltanto ripetere questo, il giro che abbiamo fatto precedentemente. Questo giro qua è il prossimo che andremo a fare. Quindi lavoriamo a mezza maglia alta in rilievo davanti. Facciamo tutto questo giro in questo modo. E poi ci ritroviamo per farvi vedere il prossimo. Arrivati alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima, facciamo 2 catenelle e qui, se prima abbiamo fatto in questo modo, adesso dobbiamo fare da quest'altra parte, quindi faremo mezze maglie alte in rilievo dietro. Lavoreremo tutto questo giro in questo modo. Ve lo faccio rivedere, inseriamo l'uncinetto in questo modo, tiriamo e creiamo la nostra mezza maglia alta. Considerate che adesso questi tre giri sono quelli ripetitivi, quindi faremo il primo giro a maglia bassa, il secondo giro 2 catenelle e poi a mezza maglia alta in rilievo davanti, il terzo giro 2 catenelle e poi mezza maglia alta in rilievo dietro. Adesso facciamoci tutto questo giro in questo modo, ci ritroviamo nuovamente qui,
Così iniziamo nuovamente insieme il giro a maglia bassa, ma questi sono ripetitivi, si devono fare sempre fino alla fine, fino ai centimetri che ci occorrono. Arrivati alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, nello stesso punto di chiusura facciamo una maglia bassa. Da qui facciamo una maglia bassa per ogni punto sottostante. Una maglia bassa per ogni punto sottostante e facciamo tutto questo giro in questo modo. Considerate che si arricciola un po', ma non vi preoccupate perché poi dopo si mette tutto a posto. Allora, ricapitoliamo, dobbiamo fare un giro a maglia bassa, un giro a mezza maglia alta in rilievo davanti, un giro a mezza maglia alta in rilievo dietro. Questo va ripetuto fino ai centimetri che ci occorrono. Quanti centimetri ci occorrono? Adesso io mi porterò avanti con il lavoro e poi dopo vi dirò a quanti centimetri mi sono fermata. Una volta che ci siamo portati avanti con il lavoro, io mi sono fermata a, Dio si vede? Mi sono fermata a 35 centimetri. Arrivati a 35 centimetri. Prendiamo nuovamente l'uncinetto, io ho chiuso l'ultimo giro e, con una maglia bassissima e ho portato su 2 catenelle. Da qui filo sull'uncinetto, lavoriamo in questo modo, una mezza maglia in rilievo davanti, una mezza maglia in rilievo dietro. Nuovamente una mezza maglia in rilievo davanti, una mezza maglia in rilievo dietro. Facciamo tutto questo giro e poi ci ritroviamo nuovamente. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima, 2 catenelle, filo sull'uncinetto. Adesso non dobbiamo fare altro che lavorare la mezza maglia alta in rilievo davanti. Sopra a quella che sta in rilievo davanti, quindi questa sta in rilievo davanti, l'abbiamo lavorata prima, noi la lavoreremo nuovamente sopra, mentre l'altra che abbiamo lavorato in rilievo dietro, la lavoreremo in rilievo dietro. Adesso dovremo fare questi giri tutti in questo modo, quindi lavoriamo mezza maglia alta in rilievo davanti sopra a quella che abbiamo lavorato precedentemente, mezza maglia alta in rilievo dietro sopra quella che abbiamo lavorato precedentemente. Considerate che dobbiamo fare altri 5 centimetri, quindi il nostro lavoro alla fine risulterà di 40 centimetri. Portiamoci su, non so adesso quanti giri occorreranno, portiamoci su in questo modo, arriviamo a 40 centimetri e ci fermiamo. Per ottenere i miei 40 centimetri ho realizzato 4 giri. A questo punto il mio lavoro è terminato, a me non rimane altro che salutarvi, ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, di cliccare sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e di lasciarmi un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Io vi saluto e ci rivediamo molto presto.